appartenente a una nota famiglia di Mantova, era figlio del professor Archinto, intellettuale noto nei circoli cittadini. Rimase orfano della madre, Lucia Menozzi, in tenera età, ma venne allevato con amorevoli cure dalla nuova compagna del padre. Dopo il diploma in ragioneria si iscrisse all'università, ma nel 1915, con l'avvicinarsi della Prima Guerra Mondiale, fu arruolato nel Regio Esercito e inviato alla Scuola Ufficiale di Modena. Terminato il corso ufficiali, nel settembre dello stesso anno, fu nominato sottotenente degli Alpini e assegnato, a guerra da poco iniziata, al battaglione Tirano del 5 Reggimento Alpini. Combattere ad alta quota, su un terreno duro e climaticamente avverso, era difficile. Le trincee, concepite come rifugio provvisorio, divennero quartieri permanenti dei reparti in prima linea. Gli uomini vivevano in condizioni prive di igiene, erano esposti alle intemperie e ai continui attacchi nemici. Il battaglione Tirano era specializzato nella guerra in alta montagna e venne impiegato per conquistare e mantenere postazioni in quota nell'Alta Valtellina in Trentino. Promosso capitano per meriti di guerra, Berni era tenuto in grande considerazione per le specifiche conoscenze acquisite rispetto alle particolari tecniche di combattimento in alta quota e divenne per questo una guida negli scontri in alta montagna. Da ieri sera mi trovo quassù, a 2800 metri. Siamo vicini al nemico che continuamente tenta di disturbarci con le sue artiglierie, ma non vi riesce mai, perché i suoi colpi si infrangono sempre contro le solidissime difese costruite o vanno a perdersi lontano sulle rocce o sulle nevi. Di quando in quando, sfidando la bufera, esco dalla baracca e mi reco in trincea, che dista pochi passi. Osservo se tutto è in regola. Se non vi è nulla di allarmante, rientro nella baracca, ove mi occorre una buona mezz'ora per levarmi di dosso lo strato di neve che si è adagiato sul mio corpo. Ho passato tutta la nottata sveglio, ispezionando i piccoli posti e le sentinelle. Fa un freddo cane ed una bufera di neve straordinaria. In certi punti sprofondavo nella neve fino al ventre ed avevo ai lati profondissimi burroni tutti gelati e gli austriaci ad una distanza che ci si potrebbe parlare. Quassù, quando il tempo è brutto, la vita diventa proprio insopportabile, poiché non puoi nemmeno avere il diversivo del sonno e le ore sono lunghe. Ah, la montagna, così dominata, così tormentata dagli uomini che su di essa si spiano, si cercano per uccidersi a vicenda. Non mi piace più, sembra un colosso domato, una vergine violata. Le condizioni di vita tra le nevi erano durissime, eppure il giovane capitano trovava spesso una sorta di sollievo nell'ammirare la maestosità del paesaggio alpino che si spalancava davanti ai suoi occhi. C'è quassù un panorama stupendo, siamo quasi a 3700 metri e dominiamo tutto il Trentino. È una ridda fantastica di cime nevose, di ghiacciai, di vette rocciose, di vallate verdi popolate da ameni paeselli. Tutti i giorni nevica più o meno, oggi però il tempo è bello e quassù si gode un panorama magnifico. Sono sceso stanotte con una stellata di luna meravigliosa. Nulla è più straordinario che la guerra in questa zona. I canaloni e le rocce danno la caratteristica della grandezza. Un giovane colto e sensibile, animato dalle idee della patria. Questa è l'immagine del capitano Arnaldo Berni, che emerge dai suoi diari e dalle lettere inviate dai ghiacci di Punta San Matteo, un alpino appena ventenne, ma entusiasta di compiere il proprio dovere. Ho lavorato molto e faticato molto. Ho dato gran parte delle mie energie e in molti momenti era solo il mio entusiasmo, che non è mai venuto meno, e lo spirito di compiere tutto il mio dovere che mi ha sorretto. Non importa se tutto quello che ho fatto, se tutto quanto ho sofferto, non è stato e non sarà riconosciuto. Io sono ugualmente contento. Ora continuo a compiere il mio dovere come prima e a dare quanto posso per il bene della patria.
Gli scritti conservati dalla famiglia costituiscono, grazie ai resoconti dettagliati delle operazioni militari sui monti tra Stelvio e Gavia, un importante documento degli intensi anni della Grande Guerra. Lettere, cartoline, semplici comunicazioni ci restituiscono la figura del capitano e narrano la storia di uno dei tanti giovani che andranno in guerra, con le sue sensazioni, le emozioni, gli entusiasmi e le paure. Per i soldati al fronte, che vivevano lontani dalle loro case e dai loro affetti, la possibilità di inviare e ricevere delle lettere rappresentava un fortissimo segno di speranza. In questo modo potevano mantenersi in contatto con i loro cari e al tempo stesso restare legati a un mondo normale, diverso da quello violento e tragico della trincea. Quello che c'è di buono è la grande allegria e infaticabilità dei nostri alpini. Tutti giovani e richiamati. Fanno con passione il loro dovere ed è un piacere vederli. Nelle fasi finali della guerra fu incaricato di conquistare e mantenere la punta San Matteo a 3678 metri, il luogo dove si svolsero gli scontri più ad alta quota del conflitto, tra i quali la battaglia del San Matteo. Il 5 agosto 1918 scrive la famiglia. Carissimi, vi do in tutta fretta mie particolareggiate notizie dopo tanti giorni di silenzio o quasi. Non vi potete immaginare il grandissimo lavoro che ho avuto nei giorni scorsi, che ho e che avrò ancora per qualche tempo. Spero che presto tutti questi nostri sforzi saranno ricompensati da un buon successo militare da queste parti. Io questa sera mi recherò in posizione e non so per quanti giorni vi rimarrò. In ogni modo, non state in pensiero per me se starete vari giorni senza mie notizie. Siamo intesi? L'azione andò a buon fine e, conquistata la posizione, il capitano Berni con i suoi uomini si trincerò per la difesa. Ecco le sue parole nell'ultima lettera alla famiglia, che assumerà il valore di un vero e proprio testamento spirituale. Carissimi, mi trovo sempre, come vedete, con la mia bella compagnia sul monte conquistato e vi rimarrò ancora per almeno una settimana, se le cose andranno bene. La vita quassù è alquanto dura, ma tutto si sopporta per amor di patria e per la vittoria. Oltre ai disagi imposti dalla natura, freddo, neve, tormenta, mancanza di ricoveri, c'è il continuo tormento da parte del nemico che invano cerca di farci danno per costringerci ad abbandonare la posizione. Ma quassù ci sono i bravi alpini della 307ª del battaglione Ortler e nessun nemico riuscirà a sopraffarli. Dunque, come vi dicevo, credo di rimanere quassù ancora per 7 o 8 giorni. Poi scenderemo forse a Santa Caterina per godere un meritato riposo o andremo al passo dell'Alpe. Tenterò di chiedere a loro la licenza, ma dubito molto che mi venga concessa, dovendo il battaglione, verso la fine del mese, scendere più in basso come riserva. In ogni modo proverò. Ricordatemi a parenti ed amici. Baci e saluti affettuosissimi, vostro Aldo. L'offensiva nemica non tardò ad arrivare. Anche negli ultimi istanti, ormai sicuro di un imminente attacco da parte degli austro-ungarici, si comportò da eroe e non si lasciò sopraffare dallo sconforto. Proprio in quei momenti scrisse di getto un biglietto che inviò alle proprie retrovie attraverso un portaordine a cui salverà la vita. Il nemico bombarda intensamente cime e retrovie, le baracche sono sfondate, gallerie in parte demolite. Ritengo imminente attacco, inviare rincalzi, capitano Berni. Era il 3 settembre del 1918. Dopo un pesantissimo bombardamento della vetta, Berni, insieme ad altri alpini del suo battaglione, trovò la morte tra i ghiacci per il crollo della galleria nella quale aveva trovato riparo. Le ultime lettere scritte dai familiari resteranno senza risposta. Aldo mio, anche oggi è ormai passato senza le tanto desiderate tue nuove. Certamente sarai impossibilitato a mandare un telegramma e lo scrivere ti sarà mancato il tempo e se anche avrai scritto passerà qualche giorno prima di riceverlo. Puoi immaginare la nostra ansia. Abbiamo oggi ricevuto la tua cara lettera del 31 che leggemmo e rileggemmo con tanto piacere.
Cosa sarà avvenuto poi lassù? Coraggio sempre, mio adorato figliolo. Noi ti siamo vicini col pensiero e col cuore. Ti bacia la tua mamma. Dalla lettera del 31 agosto si spera una certa inquietudine e di presentimento, quasi supponendo che i vostri sacrifici dovessero essere dispersi per l'impossibilità di tenere quella posizione contro un potente nemico. A noi soprattutto preme che tu sia quieto in cuore come nella tua alta virile coscienza. Che Dio ti aiuti. Mille baci al tuo papà. Nonostante le continue ricerche che si sono succedute da parte di familiari ed amici, nessuno è mai riuscito ad individuare il punto esatto in cui il capitano Berni si trova sepolto. A 24 anni si è spenta così una fiorente speranza, una magnifica promessa, una dei giovani migliori per ingegno, per cuore e per carattere della nostra Mantova. L'ingegnere Roberto Capararo, ufficiale valtellinese che condivise molti momenti con il capitano Berni, scrisse una commovente lettera al padre dell'amico. Egregio signor commendatore, mentre per quanto riguarda i particolari del combattimento ben poco potrei dire, sono felice di poter ancora una volta decantare, sia per in modo assai modesto, le superbe qualità di combattente, di alpino, di superiore fraterno del povero suo figlio. Il capitano Arnaldo Berni è sempre ancora vivissimo nell'animo di tutti quanti ebbero l'occasione di apprezzarlo, conoscendolo in trincea, e di ciò ne prova il fatto che anche i più umili soldati nostri compagni, che incontriamo a volte sulle nostre montagne, tutti lo ricordano ancora oggi e ne esaltano le magnifiche virtù. Egli è ancora impresso chiaramente nel nostro animo come figura esemplare del perfetto cavaliere, del combattente che, pur essendo pieno di ardimento, è sempre primo e sorridente nel pericolo, e ha nell'animo tutta la bontà di cui può essere capace un figlio, un fratello, un amico. La sua grande gentilezza e la sua finezza hanno sempre conquistato anche i più rudi e rozzi figli delle Alpi. E quando parlava della sua casa e della sua famiglia, apriva sempre gli occhi ad uno sguardo pieno di bontà e sorrideva con dolcezza immensa. Mai ebbe uno scatto violento, anche quando le circostanze lo avrebbero giustificato. Ed io sono grandemente contrariato di non possedere le virtù di uno scrittore, per poter cantare con voce alta di quello che fu una superba figura di soldato d'italiano. Doverosi e distinti ossequi, Roberto Caparraro. Sulla propria pelle, non ho mai perso la sua umanità. Non conoscevo la sua storia, ma lo ricorderò sempre per la sua generosità e per il suo coraggio. È stato un uomo coraggioso, sempre rispettoso, un esempio di coerenza. Ha sacrificato la propria vita per salvare quella dei suoi soldati. Doveva essere un uomo speciale con grande valore. È un esempio di forza, determinazione e spirito di sacrificio. La capacità di portare sulle proprie spalle dubbi, paure e insoddisfazioni è un valore che apprezzo molto. Anche per le nuove generazioni. Mi hanno colpito molto la sua dedizione, il coraggio e l'attenzione data sui uomini. Ha saputo essere una guida. Tu hai il suo stesso coraggio e se sarei stata capace di vivere in condizioni tanto dure e lontana dalla mia famiglia. Abbiamo un po' perso, dovremmo davvero amarla di più e comprendere l'importanza di essere lì. Arnaldo Berni era molto amato dai suoi alpini. Il suo attendente Giacomo Perico nelle sue memorie scrisse: «Vorrei che un giorno qualcuno scrivesse una canzone per il mio buon capitano».